Pronto, si aprono le gabbie. Partiti, cavalli della sesta corsa, la tris, quartè e quintè della giornata. Subito bagarre per chi debba fare l'andatura. Allora, dall'esterno accolta una buona partenza State of Play, all'interno del quale gravita Corvina, superato poi da Uncle Wood, Vivinca Ollollaese, la stessa Nonna Tirina, poi Dream House, l'altro che ha fatto partenza con quattro cavalli sulla prima linea in questa fase. Nonna Tirina, Vivinca Ollollaese, State of Play e Dream House. Dietro a questi troviamo April Galaxy, a precedere Erfaina, poi troviamo alle sue spalle anche Corvina, che si lascia all'interno Uncle Wood, poi ancora Arbor Point, Summer Kirana, Thunder Flash, Porto Blanco, Sopran Malife, e lontani ci sono gli altri due, quali Red Spritz e Free Folk. Siamo addirittura d'arrivo con State of Plane, leggero vantaggio nei confronti di Dream House, che temporeggia seguendo nella scia. All'esterno di tutti c'è Erfaina, all'interno prova a galoppare anche April Galaxy, all'interno di tutti c'è Thunder Flash che ha trovato un buon barco ma è ancora lontano. Quando siamo a 400 dal traguardo, Vivinca Ollollaese che dà l'attacco ad April Galaxy, all'esterno di tutti sta temporeggiando proprio lo stesso Dream House, che ha alle spalle anche Corvina che non ha lo spazio. A 200 dal traguardo il leggero vantaggio c'è in questo momento State of Play nei confronti di April Galaxy. Ci prova Corvina a mettersi sulle gambe, ci prova anche lo stesso Thunder Flash. Corvina che il varco lo trova e chiude la partita, vincendo anche in bello stile. Secondo posto per Thunder Flash, poi Vivinca Ollollaese, April Galaxy e State of Play tutti in lotta. Ma vince Corvina, una bella interpretazione da parte di Carlo Fiocchi, vince numero 10 dello schieramento. Fabio Boccardelli ne è l'allenatore, i colori sono quelli di Vittorio Ceccarelli. Rivediamo le battute conclusive per certificare quanto visto, che Corvina è spuntata improvvisamente tra i cavalli e ha risolto con uno scatto a dir poco dirompente. 10 al primo posto e su questo non ci sono dubbi. Vediamo la lotta per le piazze, chi l'ha risolta. All'interno c'è il 3 Thunder Flash, poi il 14 State of Play, ancora il 13 April Galaxy e poi Vivinca Ollollaese numero 15, che dovrebbe aver preceduto il numero 1 Dream House. Ma su quest'ultimo piazzamento ci rimettiamo al verdetto del giudice d'arrivo. Sicuramente ha vinto Corvina, numero 10 dello schieramento, che ha ottenuto così la terza affermazione in carriera, la seconda a seguire. Al secondo posto il 3, al terzo il 14, al quarto il 13 e poi fotografia tra il 15 e l'1 per l'ultimo posto valido per la scommessa quintè. Tanto lo ricordiamo, 10, 3, 14, 13 e poi 15 oppure 1, l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della triste quartè quintè di oggi. È tutto.